Vincenzo, reduce dalle vacanze a Dubai, si torna a lavorare, ma come sono andate queste vacanze? No, benissimo, grazie. Sono stato qualche giorno con la mia compagna che l'avevamo già programmato e siamo stati bene, ecco, qualche giorno per staccare, per stare da soli, diciamo, con le persone più importanti e adesso abbiamo ricominciato. Mai come questa volta possiamo dire che sono state vacanze meritate per tutti con questo secondo posto attualmente in tasca? Beh sì, aver chiuso il girone d'andata con quelle due vittorie è stato veramente bello, ecco, siamo andati in vacanza felicissimi dopo l'ultima partita veramente dove ci sono state parecchie emozioni e siamo stati, ecco, bravi a fare secondo me un ottimo girone d'andata. Prima delle vacanze natalizie avevi detto questa squadra non merita queste critiche, voi avete risposto sul campo con due vittorie in quattro giorni. Sì, io l'ho detto perché sono abbastanza trasparente. Purtroppo in Serie B è difficile vedere squadre che giocano come il Barcellona, quindi bisogna anche saper valutare ogni tanto le prestazioni. Io credo che, per fare un esempio, a Salerno, nonostante l'approccio non sia stato giusto alla gara, abbiamo fatto un secondo tempo veramente a livelli alti sotto tutti i punti di vista. Quindi questa squadra ha raccolto punti sia giocando bene che meno bene, questa è una cosa importantissima. Ora state lavorando, siete in ritiro, lavorate giorno dopo giorno per avvicinarvi a questa gara importante con la Cremonese. L'obiettivo è iniziare il 2019 così come avevate chiuso il 2018. Sì, adesso ci stiamo dedicando un po' di più al lavoro fisico, abbastanza importante, con dei doppi sedi, doppi allenamenti tutti i giorni, e poi ci sarà tempo prossima settimana magari per iniziare a preparare la partita nei dettagli e ovviamente vogliamo fare più punti possibile. Adesso le partite iniziano ad avere un peso diverso e la farà da padrone un po' l'equilibrio e la forza del gruppo. Si è alzata l'asticella in casa biancazzurra dopo questo secondo posto con cui si è chiuso il girone di andata. Parlare di salvezza a questo punto sarebbe un po' riduttivo. No, non ci nascondiamo, anzi è sbagliato parlare ancora di salvezza in questa posizione di classifica. Sarebbe sbagliato perché vorrebbe dire non avere ambizioni, ecco. È normale che dopo la stagione scorsa travagliata in quel modo uno non può vendere fumo alla gente con delle dichiarazioni presuntuose. Abbiamo dimostrato sul campo invece di meritare la classifica che abbiamo. Ora dovremmo essere bravi noi a cogliere l'opportunità di stare lì davanti il più possibile.